replicando prima a Gianpedrone, che evidentemente lapsus freudiano mi ha chiamato assessore. Ecco, forse l'assessore Gianpedrone ha effettivamente, non soltanto a livello superficiale, le idee molto confuse su quello che è il suo ruolo e quello che è il nostro ruolo dai banchi dell'opposizione. No, perché ci si attribuisce a noi l'onere di scegliere e destinare le nostre interrogazioni ad un assessorato piuttosto che a un altro. Allora non si prenda in giro i cittadini, non si prenda in giro l'Assemblea. Le interrogazioni vengono depositate e poi è compito degli uffici, insieme agli assessorati, scegliere a quali settori destinare le interrogazioni e da parte di quali uffici, quindi chi in aula, quale assessore in aula risponde alle nostre interrogazioni? Questa è una presa in giro. Lei sta sprecando i soldi dei cittadini, questa giunta sta sprecando i soldi dei cittadini, i soldi pubblici, perché l'interrogazione è stata depositata nuovamente con solo la seconda parte di interrogazione a cui non è stata data risposta, perché il 5 luglio, facendosi beffe di questa assemblea, lei Gianpedrone rispondeva che lei è solo l'assessore all'ambiente e che il primo quesito era per l'ambiente, mentre il secondo era per lo sviluppo e la portualità, e quindi sarebbe stato di competenza dell'altro assessore che quel giorno era assente, e cioè Edoardo Rixi, qui presente, che adesso ha dato questa strana risposta di integrazione. Allora, non prendiamoci in giro, a questa interrogazione doveva rispondere l'assessore competente, che è Rixi, e non lei. Quindi al primo quesito l'assessore Gianpedrone aveva già risposto a luglio, infatti il primo quesito era decaduto. Il secondo quesito, che riguarda la delocalizzazione, doveva rispondere l'assessore Rixi, ma non ha risposto. Allora vediamo il resto della confusione di questo assessorato molto competente. Da una parte lei dice che queste emissioni sono dovute al traffico cittadino, dall'altra si mette a confortare l'Assemblea dicendo che ci sarà l'elettrificazione delle banchine. No, si decida Gianpedrone, perché o è il traffico cittadino o sono le emissioni delle navi in porto. Tutte e due lo deve dire lei, però no, lei si è nascosto dietro il traffico cittadino. Vada insieme a Doria a ridurre allora la presenza di vespe in città, pensando di risolvere questi problemi gravissimi di inquinamento. Qui c'è una posizione presa dalla Commissione europea che riconosce per validi queste analisi che sono state fatte dall'ingegnere che ha riportato questa quantità di inquinamento di questi materiali, cadmio, nickel, cromo, che sono riconducibili esclusivamente all'attività di riparazione navale. C'è l'ente preposto a livello mondiale, l'EPA, che spiega che le riparazioni navali devono sorgere a non meno di 5 km dagli abitati. Qui siamo in una situazione, una condizione di anomalia, perché le riparazioni navali sono a 200 metri dalle case, dal centro cittadino. Noi chiediamo legittimamente a questa giunta se ha intenzione di procedere nella delocalizzazione, così come a Marsiglia, figuriamoci, lì erano a 3 km e adesso le hanno spostate a 7-8 km, visto che l'EPA dice che devono stare a 5 km, cioè qua non c'è nemmeno bisogno che ci siano delle analisi e delle perizie, cioè è proprio stabilito che le riparazioni navali devono sorgere ad almeno 5 km dal centro abitato. In più noi abbiamo le analisi che dimostrano che c'è un inquinamento eccessivo e che il governo italiano è in mora rispetto alle normative europee, ai parametri europei. Noi paghiamo nelle nostre tasse le sanzioni a causa di questa mora e paghiamo con la nostra salute in termini tumorali la presenza di questo gravissimo inquinamento, e da questa giunta non c'è una presa di posizione precisa, e l'assessore Rixi sta scaricando il barile sul commissariamento della portualità, che è un'altra problematica che noi abbiamo portato all'attenzione di questa giunta regionale, che non governa ma si difende come se fosse all'opposizione. Il presidente di regione Toti fa parte del comitato portuale del porto di Genova, quindi può Consigliere spingere in Salvatore, direzione della la chiusura invito a di questo concludere. commissariamento e della nomina di un presidente dell'autorità portuale di Genova. Ed è ridicolo che questa giunta faccia finta che il sì alla riforma costituzionale sia già passato e si comporti di Consigliere conseguenza. Siete Salvatore, per degli favore inetti, non concluda. sapete governare e non volete farlo.